never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. I will never be the same, cause that's what it takes. Un saluto a tutti ragazzi da Messi91, siamo su One Piece World Seeker nel DLC di Sabo e a quanto pare il ragazzo sta indagando su delle pietre d'Aina. In questo punto di scavo non abbiamo scoperto nulla di utile, quindi procediamo con il prossimo e vediamo se saremo più fortunati. Nella schermata di caricamento mi diceva parla con Asopo Franky per potenziare le armi. Chissà se è una cosa generica che esce a caso o se anche lui potrà parlare con Franky e Asop per potenziare le armi. Questa è una domanda che mi sorge al momento. C'è una porta in sta struttura? Sì. Era qua che si entra? No. Aspetta, magari... Perché me la segna qua, ma magari c'è un tunnel. Mi ricordo che c'erano dei tunnel in questa zona. Infatti, vedi? Ecco qua. Sicuramente si passa qua. Aia. Via. Io avrei schivato, ma probabilmente ero in animazione, perché non mi ha schivato un tubazzo di niente. No, fermo lì, ho visto che stai per fare cose, fermo subito lì. Okay. Ah, ho sbagliato, pensavo fosse un raccoglio oggetto, invece era un interagisci per andare di sotto, dannazione. Il posto è questo, forza e coraggio, non c'è tempo da perdere, questo forza e coraggio. Perché tutti devono dire forza e coraggio? Solo adesso lo dice anche Trafalgar, perché Zoro e Sabo lo stanno dicendo entrambi, voglio vedere Trafalgar, to. Forza e coraggio. Avrei voluto finire di combattere il tizio, ma ho sbagliato tasto. Pensavo fosse un raccoglio oggetti, invece non interagisci. Questo posto sembra molto più grande dell'altro. Quindi dovrò esplorare ancora più a fondo. Sembra divertirsi un sacco lui. Pirati anche qui. Ah. Questo un po' di sospetti gli sono venuti vedendo il suo amico cadere, ma non si è girato. Non ha pensato di reagire, ha detto ma sì, va bene. Ehi, ehi! Cacchio, dovevo lanciarmi verso l'infinito e oltre, pensavo di poterci stare sopra invece. C'era l'eliminazione in volo, dai! Adoro questa cosa, sono felice. No, ma dai, ma che palle! Prevedo una situazione molto problematica questa. Vado molto via. Ok. Molto via è un parolone, perché non è che mi muovo più di tanto, ma lo accetto, dai. Dove stanno gli altri? Vado fin lassù, scusami. Come posso lanciarmi da qua? No, temo di no. Perché, finisce il terreno sotto i miei piedi, finisce. Dove si passa per arrivare lassù? Forse qua? Sì, lì. Stare attenti. Che questo coso si guida male. Se Zoro aveva il problema di non avere tanti attacchi fighi all'inizio, lui ha il problema che si vola malissimo. Ma malissimo proprio. Salute! Raccattiamo tutta sta roba. Come con Zoro non so quanto crafterò. Alla fine non ho craftato un tubazzo di niente con Zoro. Però se c'è sul nostro cammino la raccogliamo, perché no? Ci stiamo piano piano prendendo la mano. No dai, si è girato a casissimo. Si è girato. Cacchio. Sono un ninja. Ma un tizio si è appena lanciato di sotto, l'ho visto. Ho preso pure i punti, è morto. Non sono l'unica che si butta nel vuoto, vedo. Madamada. Roteo. Si alza, è morto. Ecco, là invece sta sparando, lo sento. Ah, mi sembra di aversi fatto caricare un fucile. Sali. Raccatta tutto. Ho capito, ragazzuoli, però siete un po' lontani. Io lì su non penso di poterci salire. No.
Quindi come si sale? Va bene, devo far fuori prima quello là, ho capito. Arrivo. Aia. Maledetta creatura. Aia. Aia, molto aia. C'è l'headshot, perfetto. Non è per nulla intuitivo, ma c'è l'headshot. No. C'è uno qua. Salve. Via, via. Rotto tutto. Reagisco. Non so perché, ma lo faccio. No, ma dai, speravo di stannarlo perlomeno. Mi sono girata, ma è vero, non importa da che parte guarda il mio PG, importa da che parte guardo io. È vero, sta cosa me la dimentico sempre. C'è una cassa qua, apriamola. Ah, ma di sotto si può andare. Guanto della pantera. Ah no, da lì è probabilmente da lì arriviamo, perché ci sono cadaveri, quindi non ci andremo. Allora, abbiamo già un po' di punti, 59. Guanto della pantera, punti massimi, attacco, danni da mischia subiti. Ah, vabbè. Abbiamo 50 punti. Gli attacchi speciali hanno tutti un 100. Va bene, dai, aspettiamo il 100 allora. Io volevo andare là sopra, però. Si può? Ehi, ehi, ehi. Non so se si potrà. Ah, ok, quello non sta arrivando. Cioè, si sta arrivando, ma arrivo prima io. Allora, sto signor... Meno male, è andata molto bene. Va bene, guarda sto qui, guarda. Yeah, interessa. Non mi interessa mai nella vita. Yeah. Decisamente gli scontri con lui sono meno problematici. Decisamente. Ok. Poi, in teoria, dovremmo... Non è possibile, non è possibile, non è possibile, non è possibile. Aspetta, aspetta che... Così facciamo. Ma mi tirano la granita! Allora, aspetta, aspetta, bisogna uccidere il tiratore di granite prima. Ho perso il tizio. Eccolo. Con l'ascione. Ok. Come? Aiuto. Veglia qua, cosetto. Aia, Dolores. Ma tutto non mi sta tirando. Ah, eccolo. Vieni qua. Ok, preso. Tu? 9. Wow. Ma perché sei salito lì adesso? Vieni giù. Vieni giù. Vieni giù. Vieni giù. Yeah. Tutto nel sedere. Sbloccare altri attacchi. Questo inizia a stufarmi. Quanti punti abilità mi hanno dato? 62. Pochi? Pochissimi. Molto pochi. Allora, siamo saliti fin quassù. Ah, ok, dobbiamo andare fin quassù. Cioè, è giusta la direzione. Buono. Whee! Cacchio, 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 cacchio. Okay. Da, perfetto. Questo tubo è identico a quello dell'altro posto. E procede oltre quella parete. Possibile che le tubature si diramino per l'intera isola? A quanto pare abbiamo un ospite. No, il Germa, no! No, i fratellini volanti multipli, no, che palle! Ma chi? Quell'uniformi. Siete gli araldi della guerra del Germa? Aspetta, araldo! Molto tranquillo, stai. Si ricorda come combatti. Se ti metti in posa e chiami i fratellini, ma mica mi ricordo che sono in funzione. Ah, sassi, sassi, questo mi lanciava sassi, se non mi ricordo male. No, questo fa malissimo, no, ok. Wow! Ok. Aiuto. Ok, mi sto tirando verso di loro anche se sono invisibili, non mi fa questa cosa. Va bene. Ci ho provato a schivarli, ma non avendo il tempo rallentato ho fatto un errore anche stavolta, vedete? Stavolta dovevo prendere il tempo rallentato, mi ero aiutato un sacco.
Svassila! Sento meno il problema delle difese della vita, ma sento di più il fatto che mi manca il tempo rallentato. Devo prendere il prossimo power up. Assolutamente. Team Rocket è pronto a partire alla velocità della luce. Quei ceffi del Germa 66 sono fuggiti. Eh sì, sono proprio fuggiti. Erano qui per eliminare eventuali intrusi. Evidentemente al loro cliente non interessa molto di quelli qui. I nemici del governo mondiale. Che brutta traduzione. Prima il pacifista, ora il Germa. Che diavolo sta succedendo qui? Deve esserci qualche indizio qui intorno. Devo continuare a cercare. Cerca, cerca. Punti abilità 60, ora ne abbiamo 120, quindi più o meno. 122. Allora, io vorrei un attacco nuovo, tipo questo, che sembra ficherrimissimo. Ma ci serve il tempo rallentato. Pugno di fuoco. Schivata perfetta. Eccola qua. Schivata perfetta. Stavo per andare in paranoia perché non la trovavo. Eccola. Va bene. Solo 25 costa. Buono. Il prossimo giro prendiamo l'attacco questo. Alito di fuoco. Prossimo attacco pigliamo l'alito di fuoco, che sembra piuttosto fico. Allora, vediamo un po'. Qua c'è una roba da aprire. Apriamola. Magari troviamo altri oggetti che possiamo equipaggiare. Piuma di uccello di gioiello. Coreva. Sì, ci siamo. Questo registro apparteneva a un operaio delle miniere. Dietro ordine del direttore Isaac, stiamo avviando i sopralluoghi per l'estrazione di pietre Daina. Naruto. Allora è vero. Il governo mondiale ha chiesto al direttore Isaac di indagare sulle pietre Daina. Non sappiamo se è stato il governo mondiale effettivamente o se è Isaac che sta facendo cose di testa sua, perché noi sappiamo che lui lavora per il governo mondiale, cioè lavora per la marina, ma sta facendo tutti dei progetti suoi segreti, quindi non sappiamo di preciso cosa ha in mente Isaac. Ma che... Sono riusciti ad estrarre una pietra Daina? Quindi hanno già trovato qualcosa? Aspetta un attimo. I membri del governo stanno ancora cercando le pietre, quindi non sanno nulla del ritrovamento, vedi? Masaka. Isaac ha dimenticato di fare rapporto? O forse ha scelto di tenere tutto segreto? Qui sento puzza di bruciato, disse l'uomo che va in fiamme letteralmente. C'è un solo modo per fugare ogni dubbio, risalire direttamente alla fonte. Ikka. Missione completata, 200 punti! Quanti troppi! Missione 2, speculazioni. Ok, esci dal tunnel, va bene. Prima però sbloccherei qualche attacco, vediamo un po'. Spendiamo questi punti. Allora, 297 punti. Porca miseria, per tre nemici, veramente, questo mouse maledetto. Per tre nemici non riusciamo, sì, tre punti che generalmente ti danno un punto a nemico, non riusciamo a prendere un altro potenziamento, che tristezza. Però magari ne posso prendere uno da 50. Allora, abbiamo detto, prima di cosa importantissima, questo, che è un attacco fichernimo, ci vorranno tre barre, sicuramente fa niente, sblocchiamolo, che è fichissimo. Poi, prenderei la schivata perché al momento mi sto muovendo veramente poco. Avrei voluto prendere, più che questi, avrei voluto prendere delle riduzioni di danno. Però vi dirò, per il momento siamo ancora relativamente all'inizio, ma non mi sento in pericolo come con Zoro. Cioè Zoro già al tutorial ci avevano bruciato in una maniera incredibile. È vero che era una difficoltà maggiorata rispetto a questa, però ci aveva veramente bruciato il tutorial con Zoro. Mentre qui mi sto trovando piuttosto bene. Prendo una schivatina aumentata, così mi sposto un po' di più, perché effettivamente ci muoviamo di pochissimo. Quindi proviamo a vedere, sbloccando il potenziamento della schivata, di quanto ci muoviamo. Costa 100, che sono tantissimi punti. Beh, direi che almeno del doppio. Buono, sono contenta di averla presa. E poi prenderei questi due, ragazzi. Abbiamo 50 punti, li butterei qua. Perché potrebbero, magari non ci servono, magari non mi appenderò mai, non farò mai lo stealth, ok? Però non vorrei trovarmi nella situazione nel quale avrei potuto farlo e non l'ho sbloccato e quindi non posso. Riduce la quantità di tensione consumata con il trascorrere del tempo. Più che questa prenderei l'aumento di velocità. Mi servono 50 punti. Io quasi quasi aspetto. Volevo prendere il salto questo, che effettivamente potrebbe essere utile. Però vorrei prendere anche la diminuzione di tensione. Però dai, di punti ne faremo un sacco. Prendo l'attacco in salto, dai. Di punti ne faremo un sacco. Poi non lo potenzierò probabilmente, però almeno averlo potrebbe essere utile. Come funziona? Non ho guardato. Ah, ok, devo tenere premuto. Ok, interessante. Guanto della tigre. La domanda è, questo danni da mischia subiti è una riduzione o è un aumento? Mi sorge questo dubbio adesso. Ma cacchio, mi ha respawnato tutto, ecco qual è il problema. Vola di sotto? No. Posso farlo di nuovo? Sì.
perfetto. Ho tolto metà vita, io ho tolto, ma do. Bisciottato fortissimo, ehi! Spavento! Non me l'aspettavo. È morto, ok. Riuscirò mai a prendere qualcuno? Oh, l'ho preso! Arrivando in volo, tipo Superman. Volevi, e invece... Mi piace, sono contenta di aver sbloccato l'attacco in salto. Ero titubante, ma sono molto contenta di averlo sbloccato. Mi sto divertendo un sacco ad usarlo. Ehi, ehi, ci sono suoni statici. È un messaggio proveniente da una base navale. No, dai, io quando leggo base navale ho dei brutti, brutti ricordi. Veramente, non mi piace sta cosa. Procedo verso la spiaggia occidentale, da... Non ho bisogno di scorte, è tutto pronto. Oh no, chi è questo? Di chi è questa voce? Se in genere gira con la scorta, deve essere un pezzo grosso. Ha persino dichiarato dove è diretto, senza usare un linguaggio in codice. Un errore da principianti. O magari vuole solo fare da esca per attirare in trappola i suoi nemici. Sono curioso. Forse dovrei dare un'occhiata a questa spiaggia occidentale. Sabo, la tua curiosità, sai come si dice? La curiosità mata il gatto! E in questo caso materà l'uomo de fuoco! Aia! Aia, quante botte l'uomo de fuoco! Aia! Uomo de fuoco! Allora! E niente! Oh, vi distruggo tutti! Aia, questo qui è bellissimo! Cioè, non si stanna neanche così. Stava prendendo una raffica di cazzotti di fuoco sulla faccia e nonostante tutto stava alla grande lui. Wow. Ho 100 di... Aspetta, aspetta, aspetta. No, no, no. Aspetta. Devo indirizzare la telecamera, dannazione. Abbiamo portato l'indicatore al massimo. Sono successi effetti grafici stranissimi. Il video di oggi termina qui. Nel prossimo episodio scopriremo chi ci sta aspettando sulla spiaggia, perché è palese che quella sia una trappola. Ma mi fa piacere vedere che Sabo, nonostante lo sappia e ne sia consapevole, debba andare lo stesso a controllare. È curioso come me, cioè avrei fatto la stessa cosa io probabilmente. Consapevole del pericolo, sarei andata a sbirciare lo stesso, perché dovevo sapere. Quindi sono concorde con il suo piano. Andiamo a dare un'occhiata nel prossimo episodio. Come sempre vi ricordo di lasciare un commento, un like e di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Vi auguro una buona giornata. Un saluto a tutti.